Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Cloudpunk, un gioco che aspettavo da un po' e che vi avevo anche portato nella serie Non vedo l'ora alla fine del 2019. Di che cosa si tratta? Si tratta di noi su questo pixelloso taxi, auto, in un futuro punk, cyberpunk direi, a sto punto più che steampunk. E appunto, come dal nome del gioco, siamo parte di una azienda che si chiama appunto la Cloudpunk, che fa, è semilegale, insomma, fa dei trasporti e ha due fondamentali regole da rispettare. La prima è non mancare la consegna, la seconda è non fare domande su cosa c'è nel pacco, e questo vi lascia già presagire un pochino l'ambientazione. E la cosa interessante, e che poi adesso vi spiegherò quello che ho preso nelle prime missioni di gioco, è un gioco dove viaggiamo, scendiamo anche a terra e camminiamo, ma dove fondamentalmente dobbiamo effettuare consegne. La parte, il collante, diciamo, di questo gioco è la storia, perché noi siamo Rania. E la cosa interessante è che questa è la nostra auto, vedete, possiamo salire, possiamo vedere il nostro inventario. Io l'inventario devo ancora scoprirlo bene. Ho recuperato una scheda forata. Avevo un flauto, perché pare che lei abbia un passato da musicista, e però gli è stata appena cambiata, diciamo, l'identità per passare a un controllo prima. Ecco qua, vedete la mappa. Poi ci sono degli ascensori, vedete dove ci sono le frecce, tipo in alto a destra, dove possiamo passare. È una città che si sviluppa in verticale. Vedete, adesso saliamo e possiamo andare col tasto X. Quando siamo fermi possiamo sbloccare la visuale, però questo è il nostro taxi. E ci dobbiamo muovere, dobbiamo fare la missione che ci viene data, in questo caso raggiungere il punto verde. Io sono lì, incastrato in quel punto lì, però dovrei andare a sinistra e di là. La cosa che è curiosa è che all'inizio lei, vedete che adesso noi abbiamo 1400 crediti, no? All'inizio lei ne aveva circa 2000. E adesso scendiamo, entriamo in strada e si va più veloci, perché su alcune strade, soprattutto le autostrade, la strada, diciamo, scorre insieme a noi in senso contrario, quindi ci fa andare più velocemente. Ce l'hanno spiegato all'inizio del gioco. La cosa che mi ha incuriosito è che lei all'inizio aveva 2000 crediti e si è fatta cambiare la IA della macchina, perché c'era una IA che parlava. Se l'è fatta sostituire spendendo 1500, quindi quasi tutto quello che aveva in tasca. A un certo punto vedo comparire l'icona del cane invece che della signorina, diciamo, della IA, e allora ho detto: ok, vogliono rendere questo gioco simpatico, vogliono renderlo un pochino più assurdo. In realtà no. Perché? Perché quando questa IA, vi dico quello che io ho interpretato, questa IA dice a un certo punto: ciao, finalmente, lei lo saluta questo cane, e lui gli domanda: ma io sono stato un cattivo cane? E lui gli fa: ma no, scusami, al momento non posso permettermi di più. E allora questo mi ha fatto venire in mente Altered Carbon, la serie su Sky e Netflix anche, o solo Netflix, insomma, dove la coscienza viene trasferita all'interno di altri corpi. In questo caso pare fosse il suo vecchio cane di cui ha fatto conservare la coscienza e che ha fatto mettere provvisoriamente all'interno della IA della macchina, in modo da conservarlo e un domani dargli un corpo. Almeno questo è quello che ho interpretato. È un gioco pieno di segreti, pieno di quartieri che impareremo a conoscere. Dobbiamo andare... non vedo dove dobbiamo andare. Mi dice davanti di là. Ah, eccolo là. Ok, io non so cosa succede se salto le strade, ma è un gioco pieno appunto di quartieri che esploreremo. Andremo dalle zone più malfamate alle zone più, diciamo, più alte, più belle, più di lusso. E a quello che ho visto è possibile anche scoprire dei segreti, scoprire delle aree della città che ci daranno accesso ad altre missioni. E ci saranno delle scelte da fare. Queste scelte andranno ad influenzare il gameplay e la sorte magari degli abitanti della città. E il ritmo lo trovo abbastanza lento, compassato. Infatti si guida in totale relax, si va, si fanno le consegne, ma quello che tiene incollati davvero è la storia. È davvero bello, perché poi bisogna trovare il parcheggio, si parcheggia, si va, si fa la consegna. Ora non ricordo cosa dovevo fare, ma siamo arrivati dove dovevamo andare. Vedete che ci sono dei parcheggi qua vicino, quindi probabilmente devo andare là a consegnare. Io adesso mi metto qui
mi parcheggio qua, vediamo se ce la faccio a mettere l'auto qui, scendo, mi avvicino e quando esce E io premo E e parcheggio il veicolo. A questo punto veniamo portati qui e possiamo andare a camminare. In questo caso raccolgo un'altra scheda forata e vediamo se possiamo andare da questa. Ok, vedete che la visuale gira, mi ricorda Nier Automata. Comunque stiamo andando qua, c'è questo appuntamento che abbiamo preso qui. Controllo, sono a destinazione, qui non c'è nessuno. Camus, sei sveglio? Il controllo è il nostro direttore, insomma, il centro di controllo. Want to help? Can you scan the area? Okay. Local scan. Look for ID chips on possible delivery containers. Okay, stiamo scansionando. Wait. I know how. I think. What is box? A box is a square cube. Gli sta insegnando tutto. No. What is that box? It's right there. Okay, I see it. I guess that's the package then. Why is no one here? Pessimo presentimento, non c'è nessuno. Poi possiamo parlare anche con la gente, commerciare, comprare roba per noi, ma non so esattamente che cosa si debba fare con la roba acquistata. Tra l'altro io adesso non vedo, ma dove devo andare? Dov'è la scatola? Non riesco a capire dov'è il luogo dove dobbiamo andare, perché dovevamo ritirare qua. Non mi dice neanche sotto, sopra, quindi dovrebbe essere qui. Ma non capisco dove. Qua forse dice. Ah, eccola lì, raccogli la scatola. Ok. Ora non c'era nessuno a consegnarcela. Noi andiamo, torniamo all'auto e andiamo a consegnare, porta la scatola nel tuo veicolo e vediamo che cosa succede, perché finora siamo alla terza, quarta missione di questo tipo. Vediamo se il gioco adesso ci fa vedere qualcosa di nuovo o ci intriga con un'altra trama. Allora, adesso iniziamo ad alzarci. Dovremmo consegnarla. Porta la scatola nel tuo veicolo. Sento dei rumori. What noise, Camus? Tic toc, tic toc, tic toc. From the package. Oddio, un TikTok. I still have bad feelings. Ho ancora un pessimo presentimento. One second, Camus. Control, come in. Control, this is driver 14FC. Come in, this is important. Driver 14FC, this is Control. Please deliver your current package with urgency. Control, why is this package ticking? You don't think you should have to do that. Vabbè, sta dicendo che non dovremmo farlo noi. Nothing. I've been informed that you're to stop calling us about the package. Deliver it quickly. Devo andare sotto perché così ci fa andare più veloce andando in autostrada. Camus, I don't know what to do. I am nervous. Allora, vediamo di andare velocemente a consegnarlo sto pacco, perché qua finisce male. You are nervous. Maybe we can throw away the TikTok. TikTok, 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 TikTok. Maybe I could dump it at the trash chute in section 8B. That sends it into the refuse collection at the base of the city. Nothing ever comes back from there. Will Mr. Control be mad? Yes, but I get a bad feeling too, Camus. I think it will be bad either way. I want to help, but don't know what to do. I know, Camus. Scusate, ma c'è il dialogo, me lo sto leggendo. Dobbiamo fare una scelta difficile questa volta. Dobbiamo consegnarlo o buttarlo? Tanto vedete che c'è anche la benzina, ma bisogna fare il carburante. Merda, scusa, mi scusi? Ora andiamo di là. Stiamo tagliando per la città. La città bellissima, secondo me è fatta molto bene. Devo parcheggiare e consegnarlo. Ecco qua. Posso parcheggiare qui? No, non mi fai parcheggiare lì. Allora parcheggio qua. Ok, andiamo a consegnare. Consegnare o buttare, perché dovrebbe essere... Ah sì, infatti, qua consegniamo o nel blu buttiamo. Io lo scarico lì. I guess it was nothing. We did our job, Camus.
Abbiamo fatto il nostro lavoro. Non dovremmo farci tante domande. E lui non è ancora sicuro. If it is okay? Sure. Is this a job good? It pays good. La paga non è male. Are we doing good things? Stiamo facendo cose buone, non ne sono sicuro. Okay. Va bene. Abbiamo consegnato il pacco. Qua avevamo la prima scelta da fare, buttarlo via perché ticchettava questo pacco e sotto si sentiva il centro di controllo che diceva non doveva portarlo lei, poi alzando la voce fa smettila di disturbarci, oppure buttarlo, cioè consegnarlo o buttarlo via. Adesso potremmo aver fatto una cosa brutta, ma calcolando che prima abbiamo consegnato un pacco che puzzava di carne, vabbè, una nuova chiamata sta arrivando, intanto mi rimetto in strada. C'è qualcosa che vorresti dirmi riguardo all'ultima consegna? No, nothing. Niente. Sono contento che sia andato tutto bene. No, non voglio prendere questo. Punto di consegna successivo. Per ritirare un pacco alla Life Corp Industries. Trova un modo per arrivare al tetto dell'edificio. Il nostro cliente non ci ha lasciato alcun codice di accesso. Ma se è una tipa in gamba, ti inventerai qualcosa. Passo, chiudo. Ok, dobbiamo trovare un modo di arrivare al tetto. Prima, diciamo, enigma da risolvere. Insomma, città ricorda comunque Blade Runner. Ma no, ma probabilmente Altered Carbon più che Blade Runner. Ed è molto particolare perché è tutto basato praticamente sulla storia che deve far appassionare. È tutto alla base del gioco. Il gioco costa 19,99, attualmente che è uscito costa 17,99, però calcolato 20 euro. Non è sicuramente un gioco per tutti, ma fortunatamente è un gioco in italiano. Quindi ora dobbiamo atterrare qua. Ci hanno detto che non c'è modo di arrivare al tetto perché non ci ha dato accesso. Beh, qua c'è un parcheggio, quindi diamo un'occhiata qua, vediamo se riusciamo a salire. Ci fa già partire qua, c'è Teco, vediamo un po'. Scusami signorina, l'hai vista per caso? Che cosa? Visto chi? Nari, mi dispiace. Certo che non sto bene, non riesco a trovarla. Voglio dire, ok, ho bisogno di un rifugio. Sei vestito di stracci e sembra che la tua epidermide stia cominciando a cedere. Vedo parte del tuo endoscheletro. No, I can't go to a shelter. E qui è Cyberpunk. Nari non penserebbe mai di venire. Chi è? Se n'è andata quando l'ho fatto, si è portata via anche la mia felicità. Non puoi chiamarla? Non risponde, domanda. Forse non vuole parlarti. Non può essere vero. Sembra che ti stia mandando un messaggio piuttosto chiaro. Qual è stata l'ultima cosa che ti ha detto? Che mi avrebbe amato per sempre. Ah, ok, fantastico. Ci sono stati molti incidenti in città. Non dico che ne sia rimasta coinvolta, ma sai, può essere difficile mettersi in contatto con le persone. Sarà collegata questa storia con quello che devo fare? Intanto vedete che là c'è un campo di forza là dove passa la gente. Prima mi hanno iscritto l'identità per farmi passare, perché non devo assolutamente dire che lavoro per la Cloud Punk. Adesso andrà nel midollo a cercarla, che è una strada, un quartiere molto intricato della città. Se la vedo gli dirò ok. Nari si chiama, ok. Vediamo se ci fanno passare. Ovviamente non, con shift camminiamo, dobbiamo non destare sospetti. Ok. Holo cash, non so che cosa si possa prendere qua, niente. E non lo so, impiegato Life Corp. Cioè devo trovare un modo di arrivare su, quindi parlo col tizio della Life Corp. Sono qui per ritirare... Sign here, please. Firmi qui. You'll find the package on the roof. Sul tetto attraverso l'ingresso dell'hotel alla sua destra. Il codice accesso è B965. E non rivolga la parola al pacco. Capirà cosa intendo. Non smette mai di parlare. Ok. Andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Ci sono un sacco di persone. Chiamata in arrivo. Driver 14FC, this is control. Volevo solo controllare che avessi fatto quella consegna. I'm on it.
checking up on me? Me ne sto occupando, mi tieni d'occhio. No, no, stiamo solo... Ma cosa c'è sotto? Perché noi siamo stati assunti da all'inizio di questa notte? Non lo so, il pilota della città che fa di nuovo i capricci. Sembrava un'esplosione. Oddio, abbiamo sentito un'esplosione. È stata un'esplosione, non l'ho sentita io perché stavo parlando, però. Al Metro Hub. Il pacco che abbiamo consegnato noi. Lo so. Yes. Control? Did I just? Unrelated. What? Your delivery was unrelated to the explosion. But I. Authorizing a bonus payment for driver 14FC. Ci stanno pagando di più per star zitti e non pensarci. Why am I being given more money? Control? Driver 14FC, we are not authorized to. Fa parte delle regole non essere autorizzati a parlare dei lavori precedenti. Va bene. Ora ho due scelte: accedere al tetto o parlare col tizio qui. Me lo dici in alto a destra. Passo e chiudo. Allora, accedi al tetto della Life Guard e ritira il pacco. Ma mi ha dato il codice. Posso entrare, no? No. Come faccio ad accedere al tetto? Ok. Hotel. Open. Entriamo da qui. Sì. Accesso riservato. Allora, ok, mi aveva detto B. Col mouse. B. 9, 6, 5 e si è aperto, entriamo. E prendiamo il pacco. Non devo parlargli. Hello. Hello. C'è un ascensore per tornare giù. Qua. Damn it. Ah, se avessi il refrigerante potrei tornare giù. Scusi? Non posso parlare col tecnico? No, vabbè, non torno giù con l'ascensore, ma vado via da come sono venuto, insomma. Ok, scendiamo. Andiamo a prendere la macchina e andiamo a consegnarlo. Non dobbiamo parlare al pacco. Speriamo che lei non parli, perché è lei che sta amministrando la conversazione. E devo dire che è molto intrigante come gioco. Sembra molto 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 intrigante. Ovviamente non abbiamo davanti un gameplay dinamico e vario, ma la storia abbiamo già intrapreso un bivio in quello che... Ah, potevo andarci anche in macchina? Eravamo qua prima. Can you hear me? I can hear you, Box. Ti sento, Scatola, come sta oggi? Camus? Camus, non dobbiamo parlare alla scatola. Capisco. Andiamo veloci prima di... Sei anche tu un androide, Camus? Fine. You can answer him, Camus. I am an automata. Sono un automata. Sono un cane o un'auto. Sono un cane auto. I am a dog car. How strange. Molto strano. Hey, fella. Tu sei una scatola. I am in a box. Sono in una scatola. Mi chiamo William. Magari c'è una scelta multipla da fare anche qui. Cosa sei se non sei in una scatola? Te l'ho detto, sono William. Quindi, non lo so. Abbiamo che fare benzina. Ero un sous chef a Little China, ma ora non più. Sto facendo strada. In un modo che mi rende anche triste. Vediamo un po'. Perché non potrò più parlare con le persone comuni come voi. Sarà un vero peccato, ma ne sarà valsa la pena. Sicuramente. No, sono quasi curioso di vedere che cosa dice. Avalon Heights, non vedo l'ora. Beh, intanto stiamo andando nel nuovo quartiere, quindi si prende l'ascensore. All'inizio gioco ci spiegano anche, tra l'altro, come funziona il principio dell'ascensore. In questo caso si sale, dovrebbe salire. E siamo in una nuova mappa.
Non so, eccitante, vero? Lavorerò come non ho fatto in tempo lì. Diventerò dirigente, forse in una delle grandi corporazioni. Assumere licenziare, questa è la nuova mappa. Mi piacerebbe tanto licenziare un umano un giorno. Sto qui, io faccio fuori. Come fare il pilota? Amo sentire le storie dei poveri ora che diventerò ricco. I might even be an organizer for charity dinners. You won't be invited, of course. Non saresti invitato ovviamente, non potrei parlare di te. Thanks. And I've only been a driver for a little while. Faccio il pilota da poco tempo e ero una musicista. Io adesso aspetto che finisca di parlare, perché non sono proprio convinto di voler consegnare questo presuntuoso androide. Potrei farmi fare qualche impianto per potermi esibire. Che ne dite del sassofono? Rania ha perso la sua casa e ci siamo stati sfrattati. Voglio dire, William, ci siamo dovuti trasferire in città. Lì c'è un ascensore con l'operatore per salire. Devo trovare il parcheggio, però. Cavolo, parcheggio. Una circostanza che mi è molto familiare. Anch'io ho venduto il mio corpo. Vedi, il corpo di uno chef androide costa parecchio oggigiorno. No, ok, anche lui è una coscienza trasferita. È l'unica parte di me che valesse qualcosa. Adesso sono solo testa e un sogno. Possiamo aprire la scatola per vederlo? Voglio vedere la testa. Non ci ha permesso aprire i pacchi, è la seconda regola. Anzi, non potremmo neanche parlarci. Sono triste. Lo supererà. Un giorno anche tu avrai un bel corpo come il mio. Vabbè, questo non finisce più di parlare. Vabbè, andiamo a consegnarlo. Bobo. Proprietario, negozio. Vediamo, giusto, divaghiamo un attimo e vediamo cosa vende questo tizio. Cosa posso offrirti oggi? Ah, vende occhiali, abito, non so cosa fare, me ne compro un abito? Ho comprato un abito, non so cosa farmene. Spero di rivederla. Ok. Posso mettermi l'abito? Vediamo se si possono mettere gli abiti. Ah no, probabilmente servirà magari per una storia in cui dovremmo entrare con un abito del genere. Non lo so, però averli tanti soldi e non farci niente, ci farò giusto carburante tra poco quando sarà finito il serbatoio. Mettendosi qua, ok, si attiva l'ascensore con sotto l'operatore robotico che la fa funzionare. Arriviamo in cima a questo palazzo, consegniamo l'entità qua, la testa dello chef, e la finiamo. Allora, dove cavolo è che bisogna andare? Ma non me lo dà più? Perché? No, andiamo giù. Non me lo dà più qua, perché? Ero convinto che... Ma... Ah, più avanti, ok, ho sbagliato totalmente. Però me lo dava verde. Consegna pacco a Avalon Heights. Ho sbagliato proprio per... tipo... zona, allora. Devo andare... indietro. Avalon Heights è dall'altra parte. Vabbè, ho sbagliato. Non so perché me lo segnava qua, ma non ci arrivo a piedi. Devo prendere la macchina. Niente, riprendiamo la macchina. Eppure non ci sono parcheggi di là, ma vabbè. Proviamo ad andare a vedere. Torniamo all'auto. Benzina ce n'è ancora abbastanza, quindi dovremmo stare tranquilli per questo viaggio. Poi la musica, il sonoro, li trovo ben fatti. Poi sicuramente la grafica in questo caso è molto striminzita, molto un po' alla Staxel, un po' alla Cube World. Questa è la mia macchina? No,
e non si assomiglia nemmeno con questa. Però vabbè, adesso andiamo di là allora. Non so perché me lo segnava verde, vabbè, probabilmente c'era un'altra sotto questa che mi ero perso, probabilmente. Allora, mi dice che è su. Quindi, su dove però? Su o sotto? Su. Non riesco a capire dove consegnarlo, però. Scusate, eh. È lì, ma... Ah, c'è un ascensore, probabilmente lì. Proviamo a dare un'occhiata a cosa c'è qua. No. Possibile che era giusto dove ero prima? Più su di così non riesco ad andare. Quindi niente, devo capire come andarci su. Niente, adesso vediamo una volta che andremo a consegnare. Ah, ok, mi è uscito anche un potenziamento per l'auto, il paraurti in plasta acciaio. Niente, vedremo poi come fare a sbloccarlo quello. Allora, in pratica, che cosa succede? Mentre io stavo cercando di capire come raggiungere quella zona, mi sono arrivate due nuove notifiche. Una, vabbè, mi ha chiamato il tizio del controllo e mi ha detto: smettila di rovinare il taxi, riparalo. E quindi poi lo ripariamo. Ma contemporaneamente anche il cane mi fa notare che dovremmo fare benzina. Quindi ora io non so come si faccia benzina, ma ok, vediamo se il carburante ci basta. Possiamo farlo, ma non troppo, perché poi non mi basta. Mentre invece dove c'è il segnalino della chiave inglese possiamo andare anche a ripararlo. Quindi io lascio in sospeso quella missione lì, perché primis devo mettermi lì e capire bene dove diciamo dove consegnarla, come raggiungere la cima di quel grattacielo. Contemporaneamente io parcheggio il veicolo qui e me lo riparo parlando con il tizio qui, probabilmente sì. E qua si può andare a potenziare con riparo tutti i danni, scia rossa, paraurti in plasta acciaio, l'abbiamo sbloccato da poco, antenna retro, niente, al momento non posso permettermi assolutamente nulla, se non fosse questo. Sì, vabbè, non me ne faccio niente di quello. Non ho riparato i danni, ho fatto benzina, ma i danni io onestamente adesso non saprei dove vederli. Devo cercare di capire come raggiungere la cima di quel posto lì, probabilmente me l'aveva anche detto, adesso mi ci metterò lì e mi metterò a studiare un pochino il percorso, trovare magari un parcheggio, perché prima mi segnava un posto, poi si è andato in un altro, magari ho sbagliato qualcosa io, me lo studierò. Comunque ragazzi, questo è Cloudpunk, un gioco assolutamente intrigante, basa tutto sulla storia ovviamente, non dovete aspettarvi tantissimo a livello tecnico. Se devo proprio trovare un difetto, la telecamera è qualcosa di assolutamente improponibile, a cui spero di trovare presto, di abituarmi presto, ecco quello che volevo dire, perché veramente non riesco proprio a controllare e vedere bene, ma probabilmente sto facendo qualcosa di terribilmente sbagliato e devo capire dove poter atterrare, dove poter parcheggiare e iniziare a liberarmi, diciamo, di questo tizio qua che parla di continuo. Tanto qua infatti non dovrebbe esserci nulla qua, infatti non c'è niente. Io interrompo qua, fatemi sapere che cosa ne pensate, magari poi mi potrò fare una live un giorno, perché no. Fatemi sapere cosa ne pensate di Cloudpunk, che era se non ricordo male, appunto, come già detto, anche uscito nei video di Non Vedo L'Ora, come i titoli più interessanti in uscita tra il 2019 e il 2020. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.